Vi aspetto in tantissimi a Palermo, Trapani, Milazzo, Catania e Bari per il firmacopie dei Sereni della Magia. Ragazzi, preordinate il libro sia su Amazon che in libreria entro il 28 di giugno e riceverete anche la mappa gioco da tavolo esclusiva. Vi aspetto in tantissimi. Pingu! No! Sei pronto per fare sfidare i giocattoli Poppy? No! Oh, aiuto, le orecchie. Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e oggi siamo tornati sulle battaglie epiche, ovvero quei tipi di video dove c'è un Pingu che vuole ammazzare tutti. Non me, grazie, grazie. Oggi voglio fare sfidare Bunzo, voglio capire qual è la sua potenza, perché io credo che lui insieme a Daddy Long Legs sia il giocattolo più forte di sempre. Quindi se vi piace Bunzo, metti mi piace ora e scrivi sotto nei commenti Banzai! Che bello essere un pinguino in mezzo a... Allora, stavamo dicendo, hanno aggiunto dei nuovi personaggi su Gmod. E se io vado in NPC, eccolo qua, Bunzo il coniglio. E non c'è solo Bunzo il coniglio, ma ci sono anche i piccoli Wake Hug. Che carini i Wake Hug. Cioè, nel senso, parliamone. Più andiamo avanti, più ci sono robe pazzesche. Perché, per esempio, ho i personaggi di Sonic in versione 8-bit? Boh. Ma aspettate un attimo, se io clicco su Pingu, spunta Pingu amichevole, Pingu stile. Tanta differenza tra quello amichevole e quello stile, eh? Posso metterlo, Pingu stile? Voglio vedere che succede. Oddio! Aia! Aia! Aiuto! No! 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 Pingui, cosa sta succedendo? C'è un altro pinguino che ti insegue! No! Vabbè, ma non doveva finire così, ho capito. Tocca a te, Pingu, fallo fuori. Cosa è successo? Ma ti prego, cosa ho fatto? Pingu, sei micidiale. No. Vai far arrabbiare un pinguino con un bazooka, perché potrebbe finire altamente male. Ok, stavamo dicendo, voglio vedere i personaggi belli, quindi disabilità pensiero, e andiamo a vedere i personaggi di Poppy. Quindi iniziamo con Kissy, che l'ultima volta non c'era. Wow, Kissy, ti fai l'inchino. Wow, fantastica questa Missy. Ma non c'è tu una canzone come Huggy? Non per dirti, Huggy c'ha sempre la canzone. Ok, sto impazzendo. Ok, abbiamo Kissy, Huggy. Fatemi trasportare la persona qua, grandissimo. Allora, Kissy e Huggy, guardate, due piccioncini, marito e moglie. Non ti vedo tanto contento, Huggy. No, a parte gli scherzi, quindi abbiamo, tra l'altro c'è anche Mommy Long Legs impazzita. Non ho capito. Allora, Mommy Long Legs. Ok, io non mangio più caviale, lo giuro. Mi sa che ho mangiato del pesce andato a mare. Questa qua è impazzita. Allora, io ti metto qua, poi ti tolgo. Mettiamo invece i piccoli Huggy, ci sono, vediamoli. Huggy Wuggy. No, che bellissimo, è piccolino. Vediamo l'altro. Quello giallo, quello verde, quello verde. Come quello verde? Aspetta un attimo, quel quadro non mi cosa. Levati tu. Smetti di ridere prima che ti tiro un bazooka in faccia. No, no. No, 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 no!
ti fa nulla, l'ho immobilizzata. Vedi, piccoli aghi, manca un piccolo aghi rosso, che è l'ultimo che mi mancava. Oh, eccoli qua, adesso li abbiamo tutti. Nero, giallo, verde e rosso. Se noi andiamo in NPC, possiamo andare... Chi è questo? Aghi Waghi? His name is Huggy. Huggy Wuggy, when he hugs you, he'll never stop. Ma non è stata maledizione! Il nome di Serenity della magia! Ok, questo era un po' inaspettato. Beh, d'accordo, d'accordo. Ma adesso vediamo quello che mi interessa a me. Il protagonista di questo video, ovvero Bunzo, il coniglio. Vai! Ma è piccolissimo! Cioè, questo è Bunzo il coniglio! Ma è piccolissimo! No, dimmi... Allora, io so che su Gmod puoi diventare tu stesso personaggio. Quindi voglio diventare Bunzo. Ah, forse... Oh! Sono diventato Bunzo! Troppo bello! Sono le piatte, Bunzo! Sono le piatte! No, non posso suonarli, mannaggia la miseria! Però bellissimo fare la possessione! Incredibile! Troppo epico! Possesso di nuovo! Ehi, ragazzi, sono Bunzo! Ma effettivamente posso andare io contro gli altri. Ma vi immaginate? Sì, ho capito, ragazzi! Posso fare io stesso contro gli altri! Per vedere chi è il più forte! Intanto ho scaramentato tipo Mami Long Legs dall'altra parte del mondo. Ciao, Mami Long Legs! Allora, devo riuscire a sopravvivere. Devo riuscire a sopravvivere a tutti questi qua. Intanto ne mettiamo anche un altro. Chi mettiamo? Grimlock Freddy, perché è bello. Ma quindi posso diventare anche Grimlock Freddy, scusami. Cioè, sono diventato Grimlock Freddy. Wow, fantastico. Ok, io sono veramente curioso, ma secondo voi, per esempio, il nostro carissimo Bunzo il coniglio può sconfiggere Glamrock Freddy? Iniziamo con le battaglie. Bunzo il coniglio odia Freddy. Ragazzi, che la sfida abbia inizio. Glamrock Freddy contro Bunzo. Pronti, ragazzi, fate del vostro meglio. Via! Ma no, Glamrock Freddy, cosa fai? Vabbè, ma non è durata niente sta cosa. Bunzo! Bingo! No, 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 no. Aiuto, aiuto! Quello ce l'ha con me, quello ce l'ha con me, quello ce l'ha con me. Ok, ragazzi, Bunzo, Bunzo è un coniglio dannatamente pericoloso. Ha distrutto Glamrock Freddy in 2 secondi. Va bene. Anche se Glamrock Freddy non è che ha lottato granché. Forse era troppo forte, Bunzo. Forse era troppo forte. Ok, allora sono curioso contro Mami Long Legs. Vediamo che succede. Prendiamo Mami Long Legs e mettiamo quella di nascondino. Mamma mia, ragazzi, è enorme quella di nascondino. Ok, Mami Long Legs contro Bunzo. Bunzo odia Mami Long Legs. Mami Long Legs odia Bunzo. Come faccio a cliccare? Ma Mami Long Legs non ce la faccio a cliccare. Scusa, un attimo. Fatemi fare una prova. Quindi se adesso stacco, Mami Long Legs l'ammazza? Sì, sì. E vabbè, ma è una cosa pazzesca, Bunzo. Ci distrugge tutti quanti. Ma che cos'è? Ma adesso gli metto uno a caso. Vediamo che succede. Elmo. Cioè, dai, contro Elmo. Elmo ha fatto l'inferno. Non gli fa niente ad Elmo. Uè, 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 è partito, è partito, è partito. Cavolo, ma nessuno vuole combattere contro Bunzo. È così forte Bunzo nella sua arena, nel suo colosseo. Lui è Bunzo, il gladiatore. Basta, ho deciso. Tutti contro lui, perché è troppo forte, ragazzi, è troppo forte. Mettiamo lui da una parte e tutti gli altri dall'altra. Quindi mettiamo un altro Bunzo, ragazzi, se metto un altro Bunzo alla fine. Se metto un altro Bunzo alla fine. Mettiamo Aghi, mettiamo Kissy, mettiamo Mammy e mettiamo Yagi. Ok, tutta questa ciurma contro
Bunzo. Chissà chi vincerà, ma prima devono piacersi fra di loro, aspetta. Ok, tutti loro si piacciono tra di loro. Chissà perché si piacciono tra di loro e non si ammazzano. Ok, tutti loro si piacciono tra di loro. Ora devo riselezionarli tutti. Ok, però tutti odiano Bunzo. Ma Bunzo non è odiabile, è così carino. Ok, tutti si amano fra di loro, ma odiano Bunzo. Via! Aiuto, Bunzo, scappa! Oh, mamma mia! No, Bunzo! Guarda, guarda, Bunzo che attacca! Guarda, Bunzo che attacca! E fu così che il nostro carissimo Bunzo, purtroppo, fece la brutta fine del coniglio. È stato cacciato. Ah! Oh mamma mia, oh mamma mia, vabbè. Vabbè. Ok, praticamente sto mettendo tutti, però odiano quello. Aiuto. Vai che inizia la strage. Guarda mamma che killa Lucky. Guarda mamma che killa pure lui stesso. Ah, mamma, killati da sola. No. E vabbè, cosa sta succedendo? Che lotta. Questa sì che si chiama arena. Guarda, guarda questo Haki. Guarda questo Haki, guarda questo Haki. Beh, ha vinto l'Haki, mi sa. Addio Haki, è stato bello. Ok ragazzi, io direi che questo video sulle battaglie epiche la posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'hai ancora fatto. Lasciate un sacco di pollice in su. Mi raccomando, preordinate il 6 regni della magia su Amazon e anche in libreria. Qua al vostro onore esiste tutto. E noi ci rivediamo al prossimo video.